Buongiorno e grazie per l'introduzione perché ha anticipato inconsapevolmente una mia slide importante e non ci siamo coordinati eppure abbiamo, come dire, ci siamo incrociati su questo tema fondamentale della sensibilizzazione, dopo vi farò vedere la slide, diciamo della sensibilizzazione degli autori su questi temi. Visto che si chiama diritto d'autore, è importante che siano gli autori a occuparsene e preoccuparsene. Non è così scontato, vi assicuro. Dai vari corsi che ho tenuto nelle università in istituti di ricerca, tendenzialmente poi sono più i bibliotecari e gli informatici che gestiscono i sistemi informativi a essere interessati a questo corso piuttosto che i ricercatori e i professori, che invece sono quelli che poi scrivono e pubblicano e mettono il loro nome in fondo al paper e all'articolo, no? Il che appunto fa riflettere perché dico, caspita, se si chiama diritto d'autore, un motivo ci sarà, ok? Quindi l'autore dovrebbe essere la persona che per primo si interessa dell'argomento, invece può, per motivi, per logiche strane, dinamiche accademiche, un po' di diffidenza verso una materia che magari così dal nome viene percepita come qualcosa di noioso, di burocratico. Cercherò di togliervi un po' in queste 3 ore e mezza, 4 ore insieme, cercherò di togliervi un po' questa diffidenza verso una materia, cercando di rendervela un po' più digeribile. Almeno solitamente mi dicono, mi riconoscono che non ho un approccio troppo giuridichese, troppo legalese, quindi riesco a rendere digeribile queste materie anche al pubblico di non giuristi. C'è qualche giurista qua? Ah, ok. Quindi per loro sarà sicuramente più leggera di una lezione di procedura civile o di diritto amministrativo processuale. Va bene. Allora, qua ci sono i miei riferimenti in rete per chi volesse, più che altro per chi volesse rimanere in contatto con queste iniziative, perché ne faccio abbastanza con una certa frequenza, soprattutto in quest'ultimo periodo perché è uscito un nuovo libro e quindi, come vi dicevo, già domani sono ancora qua a Trieste per un'altra cosa. Quindi il modo migliore è tipo la pagina Facebook o l'account Twitter, se anche volete fare foto durante la lezione vi do liberatoria a pubblicarle su quello che volete, poi mi taggate, stasera me le riguardo volentieri. E più che altro slide share, perché su slide share io metto tutte le slide di tutti i miei corsi, quindi oltre a quelle di oggi che metterò credo stasera appena vado in albergo, se non trovo qualche errore mentre le proiettiamo, quindi le troverete già subito stasera sotto licenza open, quindi le potete scaricare. Trovate circa 105-106 slide di tutti i corsi che ho fatto da quando ho iniziato a fare questa attività di formazione, di divulgazione. Quindi potete magari andare indietro e trovare delle slide di altri corsi, ad esempio quello che abbiamo fatto qua a Trieste con AIB a febbraio dell'anno scorso, che era un corso di una giornata intera, quindi sicuramente più ampi di quello che. Alcune parti le faremo oggi, quindi saranno più o meno uguali, però essendo stato un corso di una giornata intera avevamo avuto modo di andare un po' più nel dettaglio. Il titolo era Tutto ciò che un bibliotecario deve sapere sul diritto d'autore, quindi potete immaginarvi. E poi da lì abbiamo tirato fuori anche i video, abbiamo fatto una sorta di videocorso perché erano state fatte le riprese e quindi era venuto fuori un videocorso che potete riascoltarvi. In realtà anche oggi, come vedete, c'è videocamera e quindi mi dicono che poi faremo un piccolo montaggio e avremo le riprese di oggi, slide e il mio parlato in sottofondo. Bene. Anche qua uno spunto di approfondimento, oltre che passatemi un po' il messaggio promozionale, nel senso che sono i due libri da cui traggo principalmente le cose che vi dirò oggi, vi faccio vedere che esistono anche fisicamente in cartaceo, i link che trovate di sotto invece vi mandano alla versione digitale, che sia il cartaceo che quella digitale sono entrambe sotto licenza Creative Commons, quindi liberamente riutilizzabili e redistribuibili. Da questo link arrivate al libro, quindi potete, cioè, è uno spunto per approfondire più che un messaggio promozionale, perché potete andare lì e trovare il libro intero e andare a leggere tutto ciò che non riusciamo a dire in queste 3 ore e mezza, perché effettivamente non si riesce a fare tutto il percorso sul diritto d'autore e tutta la spiegazione delle licenze Creative Commons. Necessariamente devo scegliere, devo asciugare un po'. Chi volesse poi andare avanti e approfondire, ci sono, diciamo, i materiali che vi ho già detto, quindi le altre slide, il videocorso che vi ho segnalato e i libri. In realtà poi c'è anche questo qua che è fresco fresco di stampa, nel senso che è uscito in questi giorni con un'autrice, una delle coautrici triestine, Ivana Truccolo, che lavora per il Crodi Aviano. Almeno lei si definisce triestina, si sente triestina.
oggi non riusciamo a parlare di open access, nel senso che il corso mi è stato richiesto come un corso introduttivo sul diritto d'autore, okay? Anche perché in 4 ore effettivamente diventa 4 ore, che poi non sono mai 4 perché c'è il coffee break e il ritardo, il quarto d'ora accademico, effettivamente non riesco ad arrivare a tanto, non riesco ad arrivare anche a parlare di open access in modo serio e approfondito. Magari lo lancio come spunto per un eventuale prossimo corso, nel senso che chi volesse approfondire un po' di più questa tematica. E questa effettivamente è una tematica trasversale sia per i bibliotecari, che sono coloro che poi devono gestire gli archivi e l'accesso alle varie banche dati di editoria accademico-scientifica, e sia gli autori, perché comunque poi sono loro, come vi spiegherò, quelli che in origine detengono i diritti d'autore, quindi devono scegliere quali licenze, che tipo di diritti, come gestire i diritti nella distribuzione delle loro opere, no? E quindi, ok, questo è l'altro spunto. Anche lui è un libro completamente open access, sotto licenza libera, lo trovate a quel link, è già stato caricato su degli archivi istituzionali, tra cui il CRO Open Documents del CRO, che mi è stato confermato ieri, l'ha caricato Ivana, e io l'ho caricato su Wikimedia Commons, qualcuno lo sta già facendo girare, perché questo è un po' lo spirito di queste pubblicazioni. Bene, dopo questa diciamo era un po' di presentazione, introduzione su di me. Vabbè, come avete visto io sono un avvocato e ho anche un dottorato, cioè avvocato nel senso che mi sono laureato in giurisprudenza e ho fatto subito una tesi in diritto d'autore, mi sono sempre occupato di queste materie. Cioè diciamo delle nuove frontiere del diritto d'autore legate al mondo digitale e nello specifico tutto l'ambito delle licenze open, che è un po' la mia specializzazione. Ho anche un dottorato di ricerca in società dell'informazione, che è un dottorato di ricerca un po' strano, che c'è in Bicocca, Milano Bicocca, che diciamo è interdisciplinare, quindi non fa riferimento ad un unico corso, ad un'unica facoltà, ma prende diciamo corsisti, studenti da tutte le facoltà. Io ero diciamo la mosca bianca, perché in effetti il giurista in quel dottorato si era visto poco come animale, e ho fatto una tesi dottorato sull'impatto sociale del copyright, la percezione sociale del copyright nel mondo digitale. Niente, arriviamo a l'introduzione su... Ecco, no, scusate, qualcuno mi ha detto che siete giuristi, altre, giusto per sapere chi siete e cosa fate, cioè, quindi tendenzialmente siete più del mondo accademico, scientifico e non tanto bibliotecari, mi sembra di aver capito dall'introduzione, quindi ricercatori docenti, mi sembra di capire, ok. Ma in che aree, giusto per a parte i due giuristi che mi hanno già segnalato? Ingegneria. Scusa? Ingegneria. Archeologia. Fisica. Ok. Aziendale. Economia, quindi. Sì. Biologia, ok. Sono scienze. Ok, quindi diciamo una prevalenza di discipline scientifiche. Ok, tecnico-scientifiche. Va bene, ottimo. Interessante, va bene, dai. Non so se poi nel pomeriggio sarà magari molto diversa l'audience, dopo chiedo al secondo giro. Come vi hanno spiegato, cioè oggi pomeriggio replichiamo, quindi non so se qualcuno di voi vuole fermarsi anche alla seconda, però se la deve risentire uguale. Se uno non ha capito, oggi pomeriggio c'è la ripetizione. Ok, allora, un'introduzione per appunto portarvi in questo mondo che magari vi può creare un po' quella diffidenza, no? E l'obiettivo del corso, un po' ve l'ho già anticipato con la battuta che ho fatto prima e ve l'ha già anticipato la dottoressa Balbi nella presentazione, è ovvio, non si diventa giuristi esperti di questa materia così tecnica in un corso di tre ore e mezza, però la mia speranza, e almeno quello che più o meno vedo dall'esito dei miei corsi, dei feedback che mi arrivano, è di togliervi, che usciate di qua diciamo togliendovi quella diffidenza che si può avere verso questa materia. Soprattutto, adesso lascio fuori forse i giuristi che, avendo appunto un background giuridico, magari sono già più predisposti, invece la differenza che può avere uno scienziato che viene da altri campi e che percepisce per così, forse anche un po' per un pregiudizio, il diritto come una materia noiosa, burocratica e che a volte, come dire, non è di competenza dello scienziato. Mi sembra me lo raccontano spesso i bibliotecari che lavorano appunto in ambito accademico, per cui si trovano a dover discutere con il professore o il ricercatore
il quale si spazientisce di fronte alla gestione di questioni legate alle licenze, ai diritti, perché non sente questo problema come un problema suo e pensa che se ne debba occupare qualcun altro, quindi degli amministrativi. Non so come dire, viene percepito come un minus, qualcosa di cui lo scienziato non si dovrebbe occupare, non si dovrebbe sporcare le mani. In realtà, come dicevo prima, se si chiama diritto d'autore, come l'ho scritto in questa slide, chi dovrebbe occuparsene se non proprio gli autori? Cioè chi deve preoccuparsi di questo aspetto se non l'autore stesso? Perché poi si creano dei problemi, nel senso che pensare che ci sarà sempre qualcun altro che se ne occupa al posto nostro porterà al punto in cui questo qualcun altro se ne può approfittare, visto che non ce ne siamo occupati abbastanza. Ok, quindi l'approccio classico che purtroppo vedo molto diffuso è quello di accettare contratti e termini d'uso così come ci vengono presentati, senza troppo farsi delle domande, senza leggerli a volte, e poi accorgersi quando è troppo tardi che ci si è, come dire, vincolati ad una casa editrice eccessivamente, si sono ceduti dei diritti che si poteva evitare di cedere e via dicendo. Ok, cose che si potrebbero, diciamo, problemi che si potrebbero facilmente evitare a volte con quei 5 minuti in più di lettura, di approfondimento di documenti che vi assicuro avete tutti gli strumenti per capire. Cioè quando adesso col corso di oggi ne avrete di più e quindi avrete già una certa dimestichezza, ma anche senza un corso come quello di oggi vi assicuro che colui che ha una laurea in chimica e un dottorato ha tutti gli strumenti intellettuali per poter comprendere una licenza come le Creative Commons scritte apposta per l'utente medio e un contratto di edizione di quelli sottoposti normalmente dalle case editrici. Quindi vi invito a, come dire, appunto fare questo sforzo in più che veramente comporta qualche minuto del vostro tempo, per non trovarvi poi in futuro a dover gestire un problema che poi è troppo tardi per gestire, oppure pensare che quel problema debba gestirlo qualcun altro che si occupa dei sistemi informativi o della biblioteca o un amministrativo, perché effettivamente no, dopo vi spiegherò, il diritto d'autore è effettivamente una materia di cui che ricade principalmente sull'autore, su colui che in origine ha i diritti sulla sua opera, ok? Soprattutto nel nostro sistema, che è un sistema di diritto d'autore e non di copyright, come invece avrebbero gli americani e gli anglosassoni in generale, per cui appunto già nella sua dizione diritto d'autore mette al centro la figura dell'autore, ok? E quindi questo aspetto è fondamentale. Quando si parla di diritto d'autore, io mostro sempre a livello in introduzione questa slide per farvi capire che tutta questa materia, diciamo tutta la materia, gli istituti della cosiddetta proprietà, diritto della proprietà intellettuale, come è molto di moda chiamarlo adesso, quindi anche la parte sui brevetti, marchi e simili, la si studia sempre con queste due ottiche, con questi due punti di vista. Cioè prima si cerca di approfondire bene il lato dei titolari dei diritti, che quindi in realtà con una platea come quella di oggi prevarrà, nel senso che voi siete molto sul lato arancione perché siete gli autori e quindi vi interessa sapere quali sono i diritti che avete sull'opera, come li acquisite, come li potete gestire. Poi in realtà quando faccio questi corsi, soprattutto quelli di una giornata intera in cui abbiamo modo di, insomma, approfondire tutti gli aspetti, ci si sposta nella seconda parte dall'altro lato, dal lato degli utilizzatori delle opere, che devono sapere invece in quali termini, entro quali limiti possono utilizzare le opere fatte dagli altri. In realtà adesso la grafica, queste sono le mie capacità di grafico, era per far vedere che queste due aree hanno un confine abbastanza sfumato, nel senso che soprattutto nel digitale, con la tecnologia digitale di oggi, questo confine è sempre più sfumato, cioè non possiamo mai pensare di essere nettamente in uno dei due insiemi. Voi siete principalmente di là, ma nel momento in cui fate ad esempio appunto un manuale, un saggio, un paper, quasi sempre partite da qualcosa che è stato fatto prima da altri, anzi deve essere così, nel senso che dovete comunque rendere conto dello stato dell'arte di quella specifica materia, e per rendere conto dello stato dell'arte andate a citare proprio pezzi di opere di altri, quindi dovete anche conoscere in quali limiti, quindi in quel momento, in quella fase diventate utilizzatori di opere di un altro precedente, un'opera preesistente, e quindi dovete conoscere anche più o meno come
come potete comportarvi nel riutilizzo della creatività di altri. E quindi appunto tenere presente entrambe le ottiche vi permette di muovervi correttamente. Ok? Quindi faremo esattamente questo oggi. Partiamo dal lato arancione, forse ci fermiamo un po' di più, quindi nel senso delle nostre 3 ore e mezza, magari 2 ore piene saranno sul lato dei titolari dei diritti, e poi ci sposteremo dalla parte di qua sul lato blu per vedere un po' l'aspetto dell'utilizzatore dell'opera.